Usciamo da un periodo difficile per tutti, di chiusura, di tristezza, di difficoltà, di dubbio. Ne usciamo facendo musica, che è ciò che ci piace e che sicuramente è un messaggio di speranza. Dopo la mia nomina siamo entrati subito nel lockdown, per cui finalmente siamo nell'attività concreta dei concerti dopo le registrazioni, per cui grande entusiasmo, grande voglia di avere contatto con le persone, con il pubblico e di trasmettere il piacere di suonare e di fare musica a tutti. Sicuramente una grandissima passione, credere veramente in quello che si fa e il coraggio di sapersi fare da parte quando è il momento di lasciar posto alle nuove generazioni, perché quella realtà continui a prescindere dalle storie personali di chi le ha dato vita. E questo è molto molto bello. E poi anche un po' di incoscienza, oltre che di coraggio. Da sempre sono due autori che sono strettamente legati. Bach ha avuto in Vivaldi un modello che ha preso ad esempio e che ha naturalmente portato alla massima perfezione. Ha trascritto molti dei suoi concerti, per cui ci sembrava un'associazione particolarmente felice. Con el piano, bueno, primero es un poco todo a la vez, porque no es que aprendes a tocar instrumento, es aprender a expresar la música a través de este instrumento. O sea, que el instrumento no es un objetivo final, es una herramienta. Cuanto mejor domas la herramienta, teóricamente más posibilidades tienes de transmitir, si tienes algo que transmitir. Eso es importante.